Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in Locanda Lost in Dice e buona domenica. Accomodatevi pure perché riflettiamo un attimo sul destino di Kratos, un dio della guerra che non riesce ad avere un attimo di pace, veramente. Ma andiamo a scoprire cosa ci sarà nella 22esima puntata della serie di God of War Ragnarok. Noi vi ricordiamo follow, like e campanellina accesa per essere sempre aggiornati su tutta la pubblicazione Lost in Dice qui sul tubo. Per il resto, lo sapete, accomodatevi tranquillamente, tanto oggi non si lavora, o almeno per la maggior parte di voi. Plaid e copertina a coprirsi un po' dal freddo esterno e godetevi la puntata che sta per iniziare. Deve essere benedetta. Sì, beh, chi doveva darci la benedizione se n'è andata a fanculo tra le alghe. Deve essere benedetta da un grande fabbro. Che cosa? No, no, non posso benedire un cazzo. Non possiedo tutti i pezzi dell'anima. La benedizione non varrebbe un cavolo. È la natura di una cosa che conta, non la forma. Respect. D'accordo. Dagli brocchi. Possa quest'arma colpire nel segno. Possa essere brandita con saggezza. Ed essere riposta quando ha fatto il suo dovere. Torniamo a casa. Mo so cazzi, Sindri. Ora sai che non posso lasciarti portare la ragazza a casa senza prima una danza. Guarda, volontari! Volontari. Come lo tiro fuori, Ari? In arrivo, da dietro! Per niente male! Con la lancia ci sai fare, lo riconosco! È la prima arma che uno spartano studia! Ma dai! È proprio come ai vecchi tempi! Più profetico di così si muore! Fratello, quel Grima ha trovato un trespolo! Hai la vostra lancia? Io penso che sì. La lancia Draupnir non sembra affatto male per la battaglia. No. Vediamo se sarà utile anche per uscire di qui. Ecco che ci serviva a noi. Mi piace la lancia Draupnir in qualsiasi momento. Lassù, okay. Lo vedi quel punto debole? Un bel colpo lì. Ora tocca a te. Ecco fatto. Sbam, regà. Sai quante altre cose si aprono? Ottimo. Questa la faremo nello stile del ragazzo. Senti, apprezzo quello che hai detto prima. È bello avere degli amici quando scopri che tuo fratello è solo un lurido bugiardo. Voleva solamente proteggerti. Non spettava a lui deciderlo. Se uno muore, ha il diritto di saperlo. Fatti coraggio, Brock. Tutti moriamo, molti di noi più di una volta. No, lasciamo perdere. Dobbiamo mettere alla prova la lancia. Dai, c'è bisogno di fantasia. No, no, Brock, non serve. Ma guarda che devi tirare fuori questo, Vuoi riprovare, testa fina? No, va bene. Diventa più grande quanto più ne togli. Ah, il tempo? Perché più diminuisce la vicinanza agli eventi, più aumenta il tempo percepito dalla tua mente. No, ora che ci penso sono panzane, fa nulla. Come mi diverto. Sì, che occhio! Così arriverai lassù. La lancia ti sta proprio parlando. Capisci le cose più in fretta di quanto riesca a spiegartele. Governeremo gli elementi. Ho un ultimo favore da chiedere a entrambi, poi siamo pari. Vai.
Spara. Ciò che è successo giù alla fucina con la donzella. Aspetta a me raccontarlo, intesi? Intesi. Beh, per un lasso di tempo, forse. Mimir. Ok, va bene. Quanto è brutto. Magari quei Grimm lo abbattono. No. Ehi, spintari! Avanti! Sul gas! In arrivo, da dietro! Andiamo! Non ti farò colpire neanche una volta. Ti conviene lasciar perdere. Tu sì che sei un pazzo. E due. Scende così. Ottimo, direi. Farò funzionare quelle porte. Spero solo che Sindri sia tutto intero quando Brock finirà con lui. La situazione tra quei due è già al limite. Mamma mia, la vedo brutta, però le vedo pure io, però la vedo brutta, lo sai? Non so perché, ma la vedo proprio brutta, brutta, brutta. Non ci stanno più, eh? Non c'è più nessuno. Dove sono tutti quanti? Che cazzo sta succedendo? È un buon momento? Voglio solo parlare. Da padre a padre. A proposito, immagina la mia sorpresa quando Atreus è venuto a bussare alla mia porta. Pezzo di merda. Lui sta bene, comunque, e continuerà a stare bene, a condizione che io ritorni ad Asgard in tempi brevi. E inoltre, il nostro amico qui ha molte ragioni per cui vivere. Ne dubito. Fila via ora e comportati bene. Lancia nuova? Non mi è mai importato di Brock, ma il suo talento è innegabile. Sei qui per parlare. Parla. Tu non vuoi davvero la guerra. Vero, Kratos? Tutto quel sangue sulle tue mani e su quelle del tuo ragazzo? Io voglio la pace quanto la vuoi tu. Forse possiamo trovarla insieme. Sta mentendo. Lo so. Il nostro ragazzo... Il nostro. È proprio come me l'aspettavo. Intelligente. Gentile. Sicuro che sia tuo. Scherzo. Dovresti esserne davvero molto fiero. È la chiave per la pace nella nostra epoca, per liberarci da questa storia di fato e di profezie. Mio figlio non è la tua chiave. Oddio, non esistono le metafore nella vostra terra? O meglio, esistevano? Scusami, questo è un colpo basso. So che non sei lo stesso Dio di una volta. E questa è l'occasione per dimostrarlo. Tu ridammi mio figlio. O ti farò vedere che genere di Dio ero. E quale genere di Dio sarebbe? No, Odino, non lo provocare. Che cosa ne puoi sapere, tu, della divinità? Ti è capitato che qualcuno ti abbia mai venerato? O mai rivolto le sue preghiere? Riesci almeno a immaginare quel genere di amore? No!
A te non interessano i mortali. Non ti interessa nessun altro a parte te stesso. A parte il mostro che uccide senza alcun motivo. Hai paura di ciò che non potrai mai sperare di comprendere. C'è da meravigliarsi se tuo figlio non ha nessuna fretta di tornare da te. Non dargli ascolto, fratello. Sta solo cercando di manipolarti. Che tempismo! Vediamo che ti ha fatto proprio! Rocky! Dai, dimmi, qual è la nuova arma? Una lancia. Un'arma coi poteri di Draupnir. Interessante. Dai, andiamo, parliamone sul vagone. Tuttavia, se posso essere sincero, ho paura. Abbiamo creato un'arma per uccidere un dio. Si può dire che stai davvero tornando in te. Ti spaventa? Aiutare un altro dio violento? Temo per te, fratello. Quella lancia può scatenare una guerra. La guerra. Se la cosa non ti preoccupa più, forse Freya ha ragione. Sei sempre stato nei piani dei giganti. Ah. Causa e conseguenza. Ma è così, ragazzi. Non è che ci sta tanto da parlare o da dire. Altro viaggio sul carrello. Quindi questa è la lancia Draupnir. Sei pronto a usarla? Sì, per Atreus. Sono solo il suo campione. E non sono un dio. È solo la mia forma. Non la mia natura. Lo capisci? Non sarà certo una divergenza di opinioni a mettere in crisi questa alleanza. Se il piano è di uccidere Heimdall, il resto conta poco. Gira anche notizia che Odino abbia dei sospetti sul nostro piano. Dannazione. Mi è parso di sentire i corvi. Cosa ha detto? Bugie, minacce e altre bugie. Avevi dei dubbi? Atreus ad Asgard, secondo te, è una menzogna? No. Quello temo che sia vero. Allora il resto conta poco. Qui vicino ho visto un passaggio e sopra la baia. Possiamo arrivarci con la tua lancia. Ci vediamo, Arthur, oh! Lo spietato! Eri il re! Cadi davanti a me! Prepara per me! Schialfa! Cadi davanti a me! Prema, falso dio! Cadi davanti a me! Patetico! Questa l'ho sentita, fratello! Prema, falso dio! Cadi davanti a me! Corri! Prema, falso dio! Cadi davanti a me! Non mi fermerò! Cadi davanti a me! Prema, falso dio! Paura? Oh!
Brutto sacco di merda. Lo conoscevi? Fammi un favore, Kratos. Se dovessi vedere altri di questi berserker spettrali, non risparmiarti. Farai un favore a tutti i 9 regni. Ma devo seguire, sì. Ora che c'è un'arma per affrontare Heimdall, dobbiamo solo cercare di arrivare a lui. Già, se il piano è lo stesso. Lo è. Proteggerò mio figlio. Ok. Sembra che il piano originale di evitare il Ragnarok sia stato un po' accantonato. Dipende da Odino. Sì, è questo che mi preoccupa. Ascolta, fratello. Quelle cose che ti ha detto... Sono solo parole. Sì, ma credo che la vendetta non sia una minaccia vuota. Dobbiamo riflettere sui pro e sui contro. State correndo un po' troppo. Vediamo se Sindri ha scoperto qualcosa. Vai, andiamo a vedere. Eccolo! Ehi, vieni a mostrare la lancia! Guarda che roba! Ora tocca a te! Oh, ma guarda qua! È speciale quella. Non serve dirmelo. Hai trovato come arrivare ad Asgard? Non proprio. Ho avuto delle idee, ma non erano molto... buone. Senza un modo per andare ad Asgard, che facciamo? Non lo so. Devo pensarci. Sono... stanco. Dove vai, fratello? A dormire. Così continuiamo ad avanzare alla cieca, sperando di non finire dritti nel Ragnarok. È questo il piano? Devo dormire, Mimir. E su, far bravo, dai. C'è nessun piano per ora. Gira, gira, gra, te tocca sempre combatti.